Ora però voglio provare combat motori. È davvero. Cioè, mi prendi in giro. Distilleria vorrei, c'ho subito. Cosa sto guardando? Cosa sto guardando? Ma se oggi facessero ste cose? Qualcuno si è messo a modellare una statua di Boraiccio per fare. Ma è davvero un go-kart game? Ma ci sono le fatality qua. Ah, ok. Con L1 si derappa. Oh, ma sta buono. Ah, ok, ho usato un potenziamento. Sto mancando ogni moneta. No, questo devo riuscire a convincere Edoardo di giocarlo assieme. Perché non esiste. Voglio la sua reazione. Aiaiaiaiaia. Vomito acquisito. Niente da fare. Ma cos'è questa roba che si sposta? Guardate, che schifo. C'è Milina che mi insegue. Oh no. Scorciatoia. Ok, ora ultimo giro. No, no, no. È terrificante la guida, lo posso assicurare. La derapata non funziona proprio, cioè non so com'è. Oh, Kitana! Distilleria di Boraiccio, ma che cavolo! Quanti giri bisogna fare, signori? Aiuto! Aiuto! Mancato. Ma perché ho messo la difficoltà. Allora, dopo metto. No, non alzo al massimo, ma tipo metto medio-alto la difficoltà di questi qua, perché come si sta dimostrando, come dimostra questa partita che stiamo giocando. I giochi di macchine sono belli, come le corse in generale, sono intrattenenti nel momento in cui ci sono i sorpassi. Se tu sei semplicemente prima e vai dritto, non è interessante. Quindi vogliono un po' di challenge. Voglio usare Cage perché non riesco a immaginarmi che genere di potere possa usare. Allora, azione di gioco. Difficoltà di motor. Difficile. Combat motori. Questo sembra fighissimo, però è troppo uguale. Aggiungi la botan. Johnny Cage.
Cage. Chi è che è entrato nella stanza quel giorno a dire ma facciamo combat motori? Sì, genitori morti di Tavern. Oh yeah. Ah, è un proiettile in avanti. Oh my god. Seriously, guys? Ora sappiamo cosa serve il quadrato. Ok. Ciao Cyrax, come stai? Ops. Forza, non ci provare, grazie. Ma dai! Non ci provare, ok. Mancati tutti, Raiden! Guarda che infame! Niente, non si può derapare in questo gioco, mi spiace. Io dove sono io? Il giocatore non sono te, terzo. Jax! Jax! Vieni qui. Vieni qui, signor Jax. Ho una sorpresa per te. Oh, aspettate. Bene. Ho sprecato il potere, ma ora mi è tornato. Raiden, stai buono. No, no. Un pelo. Ok. Yes. Siamo io contro Jax. Ah, ho provato a usare quadrato e vabbè sesto. Cyrax, recuperone, recuperone, vai, sono di nuovo secondo, Jax davanti, forza, strada più corta possibile. Oddio, Jax si è incastrato, Jax si è incastrato. E vince! No, aspetta. Sì, sono arrivato prima. Mamma mia, hanno proprio visto Kitana al pelo. Dio mio, no, ci credo che in quei cerco di convincere Edoardo davvero, cioè non posso non farlo. Signori, è finito. No, crea un guerriero. Assolutamente, scusate. Perché finalmente dobbiamo vedere. Come scusi? Non fa un po' caldo per essere. Ma hanno invertito l'occhio destro con quello sinistro comunque. Era strabico. Hanno scelto donna. Per forza. Hanno scelto donna. Aspetto. Sesso femminile. Oppure femminile. Poi. Ah, interessante. Nessuno. Misura grande, medio, piccolo. Medio. Colore della pelle. Perfetto. Stile. Attacchi base. Posso cambiare i nomi? Ah, è l'idol. Sì, però possiamo capire. Si può di arma, spade o asce. Diciamo asce.
Gli attacchi in questo stile saranno resettati. Vuoi continuare? Sì. Arma Axe. Oh my god. Ma posso vedere meglio? No. Ok, si stanno già ripetendo. Signori, questo. Equilibrato, cosa vuol dire? Non cambiava niente. Ah, questa. Poi indietro. Sempre stile di lotta. Attacco. Stai prendendo in giro? Che casino è sto personaggio? Assegna un attacco per a questo tasto. Scegli categoria di attacco per quadrato. Ah! No, allora mi sto confondendo troppo. Calmi. Stile di lotta. Attacchi. No, sentite un attimo. Possiamo. Ah, ecco come si fa. Allora, colore occhi. No, aspettate. Colore labbra. Ok, voglio fare qualcosa di assolutamente assurdo. Oh, posso cambiare un sacco di cose. Assurdo. Crasta, così, cos'ha, così, cos'ha, cresta, nausea, codini grandi, codini piccoli, cioè Harley Quinn facciamo, peli lunghi ovviamente, coda bassa, punta, così, il genio, questo è il genio della lampada, così, pelata, afro grande. No, vabbè. Afro piccolo. What? Anime 2. Ah, erano anime. Frange, caschetto. E qua stanno ricominciando. Vabbè, che domande. Colore capelli. Ovviamente. Colore fascia. Cosa ci stia malissimo? Verde. Però adesso questi voglio vederli, anche se non gli metteremo niente. Oppure scherzavo tantissimo. No, vabbè. No, vabbè. Indiana Jones! Signori, mi tentano, la bombetta, scusa. Cilindro, cilindro. Il cilindro mi piace perché così sappiamo che tutti quei capelli sono lì dentro. Colore principale, ovviamente arancione. Colore della fascia, nero. Sorry, sorry. Torso. Ma no, io voglio darle un vestito. Posso darle un vestito? Ah, ok. Che diavolo? Non c'è nulla di non c'è nulla di interessante. Questa qua è la famosa dai anziani. Ok. Kimono. Ma dico io, una giacca? Le vorrei dare la giacca di Mavado. Cos'è quello? Scuola, adesso. Sci. Ma d'accordo, bretelle, vedi, non sono bretelle. Non mi prendiamo in giro, eh. Ma cos'è sta roba? Signori. E si ricomincia.
Prenderei quello degli Elder God a sto punto, visto che ci ha tormentato per un sacco di tempo. Sì, anche perché così sembra ridicola. Ok. Vabbè, lasciamolo così. Stoffa. What? Ah, cioè non esistono i pantaloni. Va bene. Ah, cos'è? La coda? Prendi in giro? Ma... Ah, perché siamo nella parte alta. Allora, aspettate. Oh. Sì, no, guardate. Leopardo, ninja V, pelle semplice. Vabbè, sapete ovviamente quale sto per mettere, vero? E ovviamente il colore rimane così. Ok, pantaloni. Cos'è questo? Tanga di ferro. Sì, però se ti muovi meno riesco a capire. Grazie. Oddio mio! La gonnella blu, visto che lei è blu. È l'uomo tigre che combatte contro il male. No, le mettiamo questa cintura. Vabbè, sì, cintura da box. Sì, ma è troppo larga, no? Non le sta neanche. Oh, stivali. Dov'è? Ok. Capito, ruota, non vedo. Che schifo. Ok. Sono uno più peggio dell'altro. Più peggio. Sono così peggio, sono più peggio. Questo è proprio super. Ah, da drago, guardate. Schifo. Io direi che... No, ce n'era uno strano. Così. Eh? Però... No, aspetta, l'ho tolto. No, ho detto quello ninja. Esatto. Colore principale. E... No, vabbè, proviamo così. E sentite, a sto punto, visto che sto facendo qualcosa di quasi normale, mettiamole una pelle normale, non so, vai. Accessori, no, non dirmi queste cose. E corna. Ah, maschera e creazione. Il visore di Jordi. Orecchie strane. Una corona. Velo. Occhiali della Croft. Vabbè, sappiamo perfettamente. Oh boy. Allora, mantello da Superman. Mantello degli dèi. Cos'è questo? Una collana. Ok, ah, il coso di Hotaro. Sciarpa. Ah, sciarpa però. È lunga dietro. Allora. Sì, assolutamente. E il colore all'interno del mantello lo facciamo come il cappello. Ok. Poi. Accessori sulle braccia. Ah, gli spallacci.
Ah, ok, grazie su nessuno. Non so, questi. Anche se gli spallacci. Vai così. Gambe. Coltellazzi. No, questi flippano tantissimo. Coltelli sì, assolutamente. E la cinghia però la facciamo arancione. Stiamo alternando appunto sempre con l'arancione, quindi. Anzi, questo è rosso. Che personaggio è? A questo punto i capelli però dobbiamo fargli dei rossi. Cioè, la fascia intendo. Ok. Beh, però. Vediamo se c'è un capello che sta meglio, considerando che abbiamo questo cappello. E il mantello. Ok, questo no. Che schifo. Oh, è difficile, eh? Così, tanto non si vede niente, così. Coda grande, coda bassa, flippa troppo nel mantello. Allora, ce n'era uno. Questi? Va bene, e ovviamente a tema guantoni, mantello e tutto. Ok, e a questo punto le labbra gliele facciamo arancioni. E gli occhi glieli facciamo, qual era l'altro colore che abbiamo usato? La sorta di color crema, tipo. Boh, va bene. Adesso, stile di lotta. Base. Il nome ci pensiamo dopo. Ovviamente aggressivo. Questo sarebbe judo. Dopo. Stupenda sta cosa. Quella mi tenta. Perché proprio sembra sfidami. Però questa mi fa troppo ridere. Ma stiamo ancora scendendo in realtà. Allora, questa. Sì. Allora, nome di rostine. Vuote. Allora, assegna un attacco per questo tasto. Quindi se io schiaccio quadrato mi fa. Faccio vederlo. Mi sto confondendo. Allora, aspetta. Cioè, io posso dire eye punch e lui mi fa vedere tutti gli eye punch che esistenti. Sto comprando tutte le animazioni. No, aspetta. No, io voglio le cose che fanno il pop-up. Mamma mia di roba. Let's Dance. Let's Dance mi ha conquistato. Cioè, mi sta un po' confondendo. Vediamo più che altro le combo. Questo se schiacci quadrato quadrato, non ci credo. Ok,
Non si capisce niente qua, però. Diciamo che siamo a posto. Mosse speciali. Ecco, magari non ha segnato. Qua. D-trap. Cosa? No. Oh. Ci vuole qualcosa coi pugni. Ok, allora a questo non gli diamo niente. Questo è quello che abbiamo usato in modalità storia. Cos'è questo? Ok. Sirius. Allora, vabbè, questo facciamo, dai. Indietro avanti. No. Ovviamente no. Ovviamente no. Ispira tantissimo. Rolling back uppercut. Questo sembra più cattivo. Niente. No, no. La presa è fondamentale. Però ci vuole una presa molto. Ecco. Molto basata sui pugni. No. 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 Ok, quella era basata sui pugni, ma era brutta. No, è questa. È questa, va bene. Su e giù. Sì, con l'acqua. Non so, è che lei... Però ha il mantello, cioè in qualche modo dobbiamo farla volare. Tricky portal. Vabbè, a sto punto... Bene. Stile di armi. Attacchi. Triangolo. Ah, oh, ora comincio più o meno a capire. Questo perché è più veloce, ovviamente. Cioè, però in realtà sappiamo tutti che cosa voglio. Sì, un affondo, assolutamente un affondo. Anzi, questo che fa il passettino in avanti.
Non so davvero cosa sto facendo. Ok, extra. Voce. Va bene la seconda. La vittoria, stiamo scherzando. Allora, dall'alto. Non ha segnato, cattiva. No. Cos'è sto schifo? No. Ok. Non vedo. No. Quasi. Serpente. Teci troppo lento. No, allora facciamo banalmente questa. No. Questa sì. Biografia. What? Nome del combattente? Beh, sai com'è. Come la chiamiamo? Oddio. Lady Punk. Slogan della vittoria. Biografia. Ok, accetto. Allora, dov'è il mio personaggio creato? Così abbiamo sbloccato tutti i personaggi. C'è anche Meat, Blaze, Deacon, Lady Punk. Excellent. No, si era vista alla fine. Ecco la torre. Non male come torre. Non si vede niente. Vabbè, cosa pretendo? Perché poi mi immagino le interazioni di questo scontro. Cioè di questi posti. Per esempio. Si inizia col botto. Avevo messo indietro quadrato, cioè indietro triangolo come uppercut. Ehi, amico. E quindi aspettate, perché no, come? Ah, ok, quindi è facilissimo. Aspettate, Round 2. Fight. Quindi il concetto che devo fare. Calmi. Non ci pensare, Scorpion. No, non dire che non ce la faccio. Ok. Quelle altre c'erano poi. Di combo. Ok. Non ce l'ha una fatality lei. Oh sì. Buotte. Mosse speciali. Non so. Facciamo una mossa speciale. Ho sbagliato anche le mosse speciali. Bene. E adesso? Shenlock. Nel posto. Non. Dimmi che si può lanciare contro il treno. Dimmi. Intro più bella di sempre. Round one. Fight. Certo che si può lanciare contro il treno. Però devo portarcelo, quindi aspettate. Yeah!
Poi quelle erano le altre mosse. Il super uppercut. Attaccami. Oh no. Va bene, sai che ti dico? È il momento. Ehi, signore. Perché? Non mi ha salvato. No, fa il calcio con ogni cosa. Non mi ha salvato tutte le mosse. Guardate, non mi ha salvato nessuna mossa. No. Che schifo. Oddio. Come? Era partita la cutscene della finisher. Ho schiacciato giù quadrato. Però mi chiedeva di colpire altre cose. Vabbè, adesso lo vediamo, adesso lo vediamo. Quel portale di... quel Soul Nado, mi sa che... Round one. Si può utilizzare... Ma perché non mi fa le combo che ha detto? Ah, l'ha presa, giusto? Ok. Poi c'era anche la mossa del portale che... non mi ricordo più. Super mosse speciali. Era quella lì, quella lì. Avanti, avanti, X. Ah, giù, su, cerchio. Ecco perché sbagliavo. Ehi. Come ti sei permesso? No, non so perché non riesco a... Cioè, è un combattimento orribile, lo so. Però non sto riuscendo a fare niente di quello che voglio. Allora. Perché? Va bene, va bene, va bene. Ho fatto la stessa cosa di prima, non so perché non è funzionato. Devo combattere un uomo strano. Non mi ricordo più chi sia questo. No, cos'è sta mappa? Oh yes. Oh, ti prego. Vieni qui. Non te ne andare. No, no, cosa sto facendo? Rotola, rotola. Ok. Ora. Sei una vergogna. Che nervi, che nervi. Adesso ti faccio un perri che non hai idea. E ti saluti. Mi ha fatto lui il perre. Senti, Jarek, io ho fatto... sto cercando soltanto di mandarti via, ok? Oh yes. No, Free Kong. Si può farlo rimbalzare su ogni cosa, è questo che mi stai dicendo? Aia. Però si è svegliato. Fight. Non ci credo. Che nervi, che nervi, che nervi. Se vuoi ti sbatto su qualcosa da allora.
Oh yes. Infatti che personalizza la fatality. Ho schiacciato giù giù quadrato, poi ho schiacciato triangolo e poi ho provato a schiacciare tipo cerchio, ma non ha fatto niente. Interessante. Che diavolo? Dopo ci riproviamo. Aha. Oddio, quanta roba c'è qui. Devo sapere come prendere quel martello però. Sì, se starnutisco pure. Allora, martello dei miei stivali. Non so davvero come prenderlo. L'acido è noioso, voglio vedere le punte. Ruota, ruota, ok. Eccole qua le punte. Allora. Ora ci credo. Non capisco perché non mi vengano le combo. Vi giuro, cioè non è che sono peggiorato così tanto. Perché non mi partono. Ok. You win. I know. Round 3. Ok, ora completiamo realmente. Ok. Questa è la signorina che conosco io. Moneta. Combattiamo contro il tizio con martello. Round 1. Fight. Oh Dio mio. No, no. Ok, davvero, vieni qua, forza, vieni qua, vieni qua. Beh, vieni. Pronto? No, come? Non c'era qualcosa là dietro. Devo assolutamente provare le cose dietro. Oddio mio. Accidenti, quasi. Terzo angolo leggermente. Ce la dovremmo fare. Ho sbagliato la mossa però. Oh. Non ci credo. Si è girato. Non ci credo. Vieni qua, vieni qua. Non ci credo. Vabbè, almeno l'abbiamo visto. È molto più buffo se si vede questo personaggio spiattellarsi da sopra. Io voglio provare a fare una cosa però.
Devo vedere se posso concatenare. Ehi. Quanti perli mi vuoi fare, amico? Ok. Vuoi giocare duro? Sì. No, 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 no. Non ci credo, non ci credo. C'era un altro cancello lì dietro. C'era un altro cancello lì dietro. No, 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 no. Excellent. Excellent. Comunque dopo questa esco. Cioè, perché tanto contro Kintaro è noioso. Contro Blaze anche. Ma aspettate, perché contro Kintaro in realtà la mappa è nuova comunque. No, allora, devo farti cadere due volte dalle scale. Ok, la prima volta di qua. E poi c'è un altro posto ancora. No? Ho visto male io? Vabbè, buona giornata. Chi è che vince? Chi è che ha vinto? Round 2. Fight! Ah, mi fai la presa? E io ti faccio questo. Ok. Visto che ti piacciono tanto le scale. Oh, fai qualcosa. Niente. Non capiremo mai. Che mappa è? Oddio, ho visto dei ventilatori. Oh, guardateli come sono belli. Oh yes. Kintaro. Welcome to hell. Ci devo portare io. Ci vorrà un po', ma ci porto. No, 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 no. No, oh. Mi ha fatto colpire un bancomat. Round 2. Fight. Allora. Non ci credo. Devo essere più in qua. Ora. Accidenti a Kintaro. Ora. Non ci voglio credere mai. Cioè, vabbè. Però abbiamo potuto vedere questo finale. Grazie Kintaro. Almeno questo. E va bene. Ultima volta. Voglio troppo vedere Lady Punk in azione. Scorpion. Striker. Nightwolf. Lady Punk. Excellent. What a wonderful world. Ma se uccidessi Lady Punk, se uccidessi Blaze con Lady Punk, che finale otterrei? Ok, dobbiamo farlo.
no, proprio adesso. Mi spiace non usare l'arma, però non mi ha salvato niente. Hello there. Ah, anche solo il dietro triangolo per fare questo, è vero. Come ti sei permesso? No, cos'è sta roba? Vergogna e sciagura. Round 3. Fight! No, 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 cosa? No, non ci provare, non ci provare. Non ci provare, non ci provare, non ci provare. Ok. Oh. Ok, ho schiacciato. Ho schiacciato giù giù quadrato, poi avanti avanti triangolo e poi avanti avanti cerchio. Wow. Fatality personalizzato. Round 1. Fight. Laser sempre. Ehi, ehi, allora. No, volevo farti il parry. Va bene, mi ha massacrato. Round 2. Fight! Ok. Adesso recupera tutto. Ok. Coraggio. Round 3. Fight. Contro le panche cosa vuoi fare? You win. Stupendo. Ha fame. Basta saperlo che ha fame. Ah, ma quindi se avessi scritto un papiro lì... È che non so quanto mi avrebbe potuto fare scrivere.
avrebbe potuto scrivere tipo una cosa lunghissima. Si è aggiustato il cappello per un attimo. O sbaglio? Ma l'animazione finisce o decido io quando farla finire? Ok. Signori, Lady Punk. Con questo direi che abbiamo dato. Prossimo gioco, finalmente, Mortal Kombat 9. Esatto. Con Edoardo, che gioca tutto lui. Mortal Kombat 9, rendete conto? Si comincia la trilogia, per così dire, Mortal Kombat 9, 10 e 11. Abbiamo finito tutti i giochi prima del riconosciuto come reboot del 2009. Bene. Detto questo, davvero basta, addio, al prossimo video, spero vi sia piaciuto qualcosa. E vabbè, adios.